Una petizione avviata da residenti e commercianti del centro storico di Sulmona contro il fenomeno delle deiezioni canine scatta la raccolta firme per sensibilizzare la città su un tema che non può considerarsi di secondaria importanza. Il più colpito è il salotto della città con le vetrine degli esercizi commerciali, ma anche facciate di palazzi, accessi alle abitazioni. L'inciviltà dilaga come se nulla fosse. Una routine che ha spinto gli esercenti a promuovere un'iniziativa congiunta dove si chiede l'azione di provvedimenti specifici per obbligare i proprietari degli animali a raccogliere le deiezioni in un sacchetto. Il centro storico sta diventando una latrina e questo non possiamo permetterlo, spiegano i promotori dell'iniziativa che rimarcano anche l'assenza di un'area dedicata ai cani. Ci è sembrato il caso di intervenire sulla raccolta quantomeno di consensi per cercare di evitare appunto che il centro storico diventi una latrina alla mercé di padroni diciamo poco attenti alle abitazioni degli altri, soprattutto per quanto riguarda me che sono un abitante del centro storico e che vengo puntualmente colpito da questa maleducazione. Riempendo il mio portone, peraltro di un palazzo storico al centro di una bellissima città che diventa poi teatro di uno scempio. Riteniamo anche che noi residenti, ma anche gli esercenti attività commerciali, ma anche i cittadini che passeggiano lungo il centro storico abbiano il diritto di pretendere un centro storico pulito, quanto più possibile pulito. Ci rendiamo conto di tutto quello che può derivare, ecco, da questa situazione, quando si ha un cane non è sempre possibile gestirne quelli che possono essere gli istinti, però pretendiamo maggiore attenzione. Perché? Perché Sulmona è una città che merita sicuramente questa attenzione. Stiamo parlando del centro storico. Una città più pulita è una città più bella e più vivibile. La raccolta delle deiezioni dei propri animali è doverosa sia per ragioni di decoro che di igiene. Inoltre, rispettare le regole aiuta a far superare ogni forma di intolleranza verso la presenza degli amici a quattro zampe nella città. Una campagna di sensibilizzazione è partita anche in via Salvemini. L'hashtag è sensibilizzatevi con i commercianti che stanno affiggendo dei cartelli nelle vetrine delle loro attività. Raccogliere le deiezioni del proprio cane costa poca fatica, ma dimostra molto senso civico.